Fortnite ha fatto un nuovissimo aggiornamento. Beh, direi però un aggiornamento davvero davvero molto piccolo. Vabbè, medio dai. Comunque scherzi a parte, non so chi ha capito la reference che intendevo con medio, ma va bene così ragazzi. Andiamo avanti perché il video di oggi sarà molto interessante, perché andremo non solo a vedere che cosa hanno aggiunto in questo piccolo aggiornamento, che comunque ricordiamolo non è piccolo ma è medio. In questo aggiornamento i signori di Fortnite si sono divertiti ad aggiungere e togliere qualcosina, quindi non resta altro che scoprirlo ragazzi. Beh, innanzitutto cerchiamo assolutamente di prendere qualche arma decente. Perfetto, la pistolina credo che sia l'arma perfetta per iniziare la nostra partita al meglio. Dov'è il nemico? È lì giù ragazzi. Io direi che possiamo andarlo a fare fuori subito. Cioè proprio subito raga. Lo abbiamo danneggiato, io direi che possiamo andare raga. Possiamo farlo fuori. Possiamo farlo assolutamente fuori. Boom, perfetto. Poverino, non aveva nulla ragazzi, ma lo sapete come dice il proverbio? Una kill in più fa sempre comodo. Come dite, non diceva così il proverbio e non esiste nessun proverbio del genere? Questo lo dite voi. Scherzi a parte ragazzi, in questo aggiornamento che hanno fatto su Fortnite, beh, dovete sapere che non hanno fatto praticamente niente di che, se non che hanno rimosso il perk della pizza. Per qualche motivo, signori, hanno rimosso il perk della pizza. Sì, lo so, non è una notizia entusiasmante, questo sono d'accordo con voi, ragazzi. Ma è l'unica cosa che hanno fatto, o meglio, una delle uniche. Perché poi, sì, hanno ridotto la possibilità di trovare le Chug Splash all'interno delle casse, perché erano diventate effettivamente leggermente troppo, ma non hanno fatto nient'altro. Se non quello che andremo a vedere oggi, ossia una nuova arma segreta che è stata riaggiunta su Fortnite. Non vedo l'ora di trovarla, tra l'altro. Eh già, signori. Avete capito bene, è stata riaggiunta un'arma OG di Fortnite dopo tantissimo tempo. Non vedo l'ora di trovarla perché era una delle mie preferite. Ovviamente ragazzi, come qualsiasi arma OG, mi sono rimaste impresse nel cuore, ve lo dico. E non solo quest'arma è stata riaggiunta, ma da quello che dicono è stata anche modificata in meglio. E comunque c'è un nemico qui sotto, quindi lo faremo fuori all'istante ragazzi. Perfetto, buttiamoci col pompa, eliminato. Vediamo se aveva l'arma nuova. No, non ce l'aveva, ok, perfetto. Dovremmo cercarla ancora. Utilizziamo queste pietre per spostarci leggermente più veloce. Perfetto così, signori. E andiamo all'astre lucide, nella speranza di trovare in questa zona l'arma di cui tanto parlavo. Tra l'altro c'è anche la nostra carissima, c'è anche la nostra carissima taglia, ragazzi, in questa zona. Quindi direi di stare molto ma molto attenti. Facciamo molta attenzione perché la nostra taglia è qui sopra. La nostra taglia ci sta puntando con un fucile. Attenzione ragazzi, mi sa che è la nuova arma. Dobbiamo fare molta attenzione ragazzi, è spawnato anche il boss. Con calma, ce la possiamo fare. Questo non è proprio una delle cose migliori. Però potremmo attaccarlo con questa all'improvviso, non se l'aspetterà mai. Sì, ucciso, che culo, non l'ho fatto nemmeno apposta, giuro. Comunque no, purtroppo non aveva l'arma che stiamo cercando, ma la troveremo prima o poi, fidatevi. Una buona strategia potrebbe essere quella di uccidere il boss ragazzi e provare a vedere se l'arma riusciremo a trovarla all'interno del bunker mitico. A questo punto mi viene da pensare che sia una delle scelte migliori che potremmo fare. Ok, no, non vi faccio del male, dai, no, non fatemi sclerare, dai. Ok, distrutto e, signori, ucciso il boss. Vediamo se questa volta avremo un po' di fortuna e se nel bunker mitico troviamo la mitraglietta di cui tanto parliamo. Oh mio Dio, nemico che ci spara però. Fermi tutti, dov'è? Dov'è che non l'ho visto? Non ci credo, raga, mi ha sparato ma non l'ho visto. Oh mio Dio. No, mi ha preso. Mi ha preso, siamo fregati, raga. Siamo fregati. Siamo seri? Diciamo la verità ragazzi, l'obiettivo nei nostri video cambia spesso, ok? Ma siamo riusciti, appena atterrati questa volta, sia ad uccidere un nemico poverino che era appena atterrato insieme a noi, sia a trovare la mitraglietta che è stata riaggiunta. E oggi signori la utilizzeremo per vincere. Speriamo cacchio, speriamo, perché sono una pippa a giocare a sto gioco. Ma non è questa la cosa divertente. La cosa divertente è che da quello che ho capito spara molto più veloce. Ragazzi, sapete che non lo so, non lo so se spara più veloce, ma quello che ho letto è che insomma è stata modificata in modo positivo. Oggi quindi la proveremo e vedremo se è forte come ai vecchi tempi che distruggevi tutti i nemici ragazzi. Quindi ci impegneremo e cercheremo di vincere. Sarà difficile? Sì, perché nella partita prima siamo morti come dei polli. Ma vabbè, io ci provo. Mi raccomando, ancora non ve l'ho detto, ma la maggior parte di voi non è iscritto al canale, quindi controlla di essere iscritto e se non lo sei, iscriviti, clicca il tasto iscriviti, è gratuito, e clicca anche il tasto del mi piace che è ancora più gratuito e ci mettete un secondo, ragazzi, dai, supportatemi al massimo. Andiamo avanti con la partita, signori, perché non sarà affatto semplice vincere e dovremo sfruttare al meglio tutte le occasioni che ci capitano. Ma così, nel frattempo, ricordate anche di utilizzare il codice creatore Lollopollo nello shop, che non fa mai male, ve lo dico. Poniamoci un obiettivo.
obiettivo. Mettiamo questo obiettivo qua, ragazzi. Se riusciamo a fare una kill con la mitraglietta, la challenge è vinta. Ok, facciamo così. Semplicissima, raga, non possiamo fallire. Cioè, dai, cioè, se riusciamo a fallire una roba del genere, ragazzi, è clamoroso, Non ci vuole tanto a fare una kill con la mitraglietta, giusto? È davvero molto, molto semplice. Tranquilli, lo so che non credete in me, lo so, tranquilli. Questo è un piccolo upgrade che però ci fa comodo. L'abbiamo trovata viola, ragazzi, e sinceramente credo che la mitraglietta viola così sia davvero illegale. Quindi a me va benissimo così. L'importante è che il primo nemico adesso non ci faccia fuori, ma lo facciamo fuori noi, raga, perché altrimenti la challenge diventa un po' problematica, ok? Potremmo aver trovato i nostri nemici. Ci sono, ce n'è uno. Ti prego, fai che sia fai che sia con poca vita. No, ragazzi, l'ho preso, ma ha solo 22. Io ho fatto solo 22 di danno. Mi sta sparando? Ok, non sembra essere scarso. Però lo devo pushare, perché vi ricordo che devo fare la kill con la mitraglietta. Dov'è? È lì. Si può fare. 8. Dai. Dai. Muori. 23, 34. Ok, l'abbiamo craccato, ragazzi. L'abbiamo craccato, adesso proveremo a salire. Ok? Dai, 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 dai. Dov'è? Dov'è? Ok, visto. Oh, no, 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 ha preso l'arma esotica, l'infame. Dai, smitragliamolo. Kill con la mitraglietta. E si gode, ragazzi. Kill con la nuova arma. E ci ha dato pure il fucile che esplode, ma non lo prenderò perché è forte, ma non così tanto. Possiamo finalmente dire di aver completato una challenge sul canale, che non mi sembra ancora vero, ragazzi. Io ve lo giuro, non mi sembra per nulla vero, anzi, probabilmente non ci siamo nemmeno riusciti, secondo me. Però va bene così, la kill l'abbiamo fatta e sono soddisfatto. Come andrà la partita andrà, io la kill l'ho fatta. Ovviamente, come arriviamo a fine partita, perché siamo rimasti in 11, di nemici non ce n'è più traccia, spariscono tutti. E come sempre mi arriverà una cecchinata improvvisa da 500 metri che mi killerà. Ne sono abbastanza sicuro, per carità, ragazzi. Però vedremo come andrà a finire. Che poi in realtà voi potreste già capire com'è andata la partita, perché dipende dal minutaggio del video. Se il minutaggio del video è ancora lungo, potrei aver vinto. Se il minutaggio che rimane invece è corto, vuol dire che morirò tra poco e non lo so. Cacchio. Attenzione, nemico. Nemico, 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 nemico. Dai, 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 dai. Ok, ce n'è un'altra a sinistra. Che cosa mi sta sparando? Non lo so. Non so che cosa mi ha sparato, ragazzi, ma qualsiasi cosa fosse, non era una cosa buona. Siamo rimasti in 6, ragazzi. Siamo in safe, quindi potrei rimanere qui e farmi cazzarò le... Oh, mi sparano a destra. Non ci credo. 22, buono. Finché danneggiamo i nemici va benissimo, ragazzi. L'importante è che non ci facciano fuori loro. Guardate pure di là. Proviamo a fare qualche kill così all'improvviso. 21, 21, 43. Ok. Abbiamo danneggiato a destra, a sinistra e sotto. Ragazzi, quell'arma shotta le strutture. Ragazzi, quell'arma shotta le strutture. Ragazzi, quel pompa shotta le strutture. Mi ero dimenticato dell'esistenza di quel pompa, purtroppo. Killiamo quello. Ah, mi ha fatto malissimo. Certo, gliel'ho fatto forse più io, Non ci credo! Che dire, ragazzi, ogni mia challenge va a finire così, che muoio sempre da nemici che rimangono a 2 di vita mentre gli sparo e lui mi spara. Vabbè, lasciamo stare. Ricordate, codice Lollopollo, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, supporto anche l'autore Lollopollo. Mi raccomando, facilissimo da scrivere. Perfetto, no? Non pensate? Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani. Ciao a tutti, grazie per la visione. Ciao!